Sono un po' flashato, sembra che sono in paradiso. Ciao ragazzi, 3 settimane di social detox. Per la prima volta dopo 2 anni, 3 anni, che vi lascio senza video, senza notizie per 3 anni. Cazzo dico. Non so da dove cominciare. Tutto molto semplice, non voglio spaventarvi. Semplicemente sapete che no, io vi faccio vedere tutto quello che succede, bene o male, un 60% della mia vita, no? L'ho scelto, non me l'ha prescritto il medico, perché mi piace raccontare quello che faccio, i viaggi che faccio, parallelamente ai viaggi, perché non viaggio comunque tutto l'anno, racconto un po' la mia quotidianità e un po' tutto il resto. Mi piace essere completamente trasparente con voi, cioè farvi vedere esattamente come sono, no? Senza finzione, senza artefatti, eccetera. Penso che questo l'abbiate apprezzato molto, me lo scrivete nei commenti, me lo scrivete su Instagram, apprezzate tanto la genuinità. È un po' cacofonico questo termine, per cui sapete, no, i problemi li abbiamo un po' tutti, li avete anche voi che mi state guardando, non è che ce li ho solo io in questo momento. Tutti hanno dei problemi, no? Però quando hai dei problemi e fai un lavoro da casa, smart working, nessuno ti vede, nessuno ti sente, puoi continuare a fare quello che fai. Se fai video su YouTube è molto difficile conciliare la sfera, diciamo, del personaggio, quindi sempre col sorriso, sempre con la positività, con quella di una persona che ha un momento di magari un po' di down. A cosa è dovuto comunque questo periodo di down? Senza scendere in dettagli, perché comunque la mia privacy è giusto che venga mantenuta. Intanto c'è stato un periodo di cambiamento in me durante questi anni, questi mesi, quindi ho voluto approfondire delle dinamiche in me, diciamo risolvendo quelle ho portato anche più serenità in casa, più serenità al lavoro. Sapete che ho diversi lavori, la mia vita non è facile comunque, perché non è YouTube, non è solo YouTube, non è solo viaggi, ma è riuscire a conciliare tante cose cercando di non mettere in secondo piano nessuna di quelle che sono le mie attività, i miei affetti. Ho un lavoro difficile, lavoro in cantiere, mi sposto in trasferta, adesso questo weekend sarò giù ad Anagni, ieri ero in Brianza a fare un altro lavoro in cantiere, quindi mi sposto parecchio, alcune volte anche appunto per trasferte. In più, ad inizio anno ho per puro caso fatto degli accertamenti, no, delle analisi, mi sono impelagato in una roba più forte di me. Allora, noi diamo sempre per scontato che i problemi di salute ce li hanno gli altri, soprattutto quando si è giovani. Io ho 36 anni, non ti immagini di avere dei problemi di salute, non te li immagini, dici vabbè dai, sto bene, ma non ci pensi neanche se stai bene, non dai valore al fatto che tu stia bene. Non è che ti svegli al mattino e dici caspita sto bene e gioisci per questo, non ci facciamo mai caso. Però quando succede, vi giuro, vi si annebbia la vista tutta intorno, magari l'avete provato, non pensate più ad altro che a quello. Il problema è che mi sono accorto che, vabbè, non è una novità, ma la sanità italiana mi ha fatto tribolare, perché ho voluto fare tutte le robe, diciamo, in regola, contattare il mio medico, farmi fare la prescrizione medica, il certificato, col certificato prenotare questa visita. Allora, intanto dal medico ogni volta che ci vado è una roba, prenotazioni, vai, trovi gente, la gente che tossisce nella... Cioè, se non ero malato, rischiavo di ammalarmi lì dal medico. Fatta questa prescrizione, chiamo la struttura per fare questa visita e niente, sono andato in via privata da un centro privato. In centro privato mi è stata diagnosticata una cosa che dovevo appurare con altri esami. Questi altri esami, anche lì, mi sono stati consigliati di farli dal San Raffaele, chiamando il CUP, quindi la parte, diciamo, della sanità nazionale del San Raffaele, e mi dicono, vabbè, dopo
telefonate. Chiamo un primo numero, questi mi dicono no, non si può prenotare di qua, devi chiamare il call center. Chiamo il call center mi dice no, noi non lo facciamo perché sul sito c'è un numero dove è disponibile. Un casino. Ma poi ogni volta che avevo una risposta passavano tipo mezz'ora, tre quarti d'ora di attesa, e magari rispondeva e cadeva la linea. Allora anche lì mi sono detto: sentite signori, hai rotto il cazzo. Vado in un centro privato, pago, centro privato, ho fatto queste analisi e sono venute fuori, sono emerse dei valori che non capivo io, cioè cercandoli su Google non si capisce niente. E quindi ho dovuto riprenotare poi una visita per farmeli commentare. Per fortuna tutto a posto. Il problema è che da sapere che hai un problema, devi approfondire, e poi a sapere che non è grave, passano due settimane. Proprio perché non tutte le cose nella vita sono immediate. Quindi sono state due settimane con quest'ansia qui. Ansia che ovviamente ho portato anche a casa, ho portato a lavoro, ho portato in tutte le cose che facevo. Non avevo neanche più voglia, cioè immaginate, voi siete così in punta di piedi già con altri problemi eccetera eccetera, in più questo non ti viene neanche di fare la storia, sono qua, sono là. La settimana scorsa sono stato tutta settimana con Vania in Puglia dai miei, proprio per fare un reset totale, e non ho scritto a nessuno, non l'ho detto a nessuno. Ma perché? Non è che dici non hai detto a nessuno, basta, magari adesso lo vede qualche amico di giù, basta. No, non volevo dire a nessuno, perché poi sapevo che, cioè, voi per primi siete stati fantastici, perché tutti mi avete scritto tutto bene, veramente tanti mi avete scritto, cioè mi avete scritto più voi che i miei amici. Non avevo voglia di dare spiegazioni a nessuno, in pace e godermi un attimino di relax. Perché? Perché fare video su YouTube non sembra, ma cioè portare un video a settimana, io non oso immaginare chi come Yaki Dale, non lo so, chi porta un video al giorno, Iari Ghidone, persone che ogni giorno riescono a mettere la propria vita davanti a uno schermo, davanti a una telecamera. Non è difficile se ti apri al pubblico, non è difficile, ma forse è difficile anche per le persone che gli si sono intorno, cioè no, telecamera. Io quando per esempio esco con i miei amici, rispetto alcune volte il fatto di voler vivere un momento genuino, che non sia un momento solo per farci vedere online, solo per farci vedere dentro una telecamera da migliaia di persone. Per me alcuni momenti devono rimanere genuini, e per me è stato difficile raccontarvi quello che ho fatto in Puglia, anche se sarebbe stato veramente tanto interessante, perché ha nevicato, siamo stati con i miei genitori, le critiche di Sanremo. Poi i miei sono troppo divertenti, cioè se qualcuno avrà visto un vecchio video, ve lo linko qua, quello del Q&A fatto giù a Gravina in Puglia, vabbè, vedetelo se volete vedere un po' quelli che sono i miei genitori, così vi fate un'idea. Sarebbe stata una roba, ma non ci sono riuscito, cioè volevo viverla quella situazione da protagonista, non da regista, autore, a scrivere, pensare il video, queste robe qua. Quindi non l'ho fatto, mi ha fatto solo che bene, perché comunque adesso che è passata anche quest'ansia di questi esami, sto bene, sto meglio, sto comunque continuando a fare, ho iniziato un percorso anche per capire meglio me stesso, che è una cosa che dovremmo fare tutti, e in questo mi ha aperto molto la mente, oltre alle persone che ho più vicino, anche delle persone lontane, degli amici come Sergio, che avete visto all'Agnello Treffen. Quando hai dei pareri esterni ti rendi conto che sono cose che hanno fatto tutti e che ci sono già passati e che ha funzionato con queste persone. Anche Marzo stesso, ogni tanto lo sento, ha vissuto delle situazioni simili. Sapere che qualsiasi ostacolo mentale si può superare mi ha fatto già stare meglio. Allora, detto questo, non voglio fare né la vittima né la... Secondo me è una cosa dovuta nel momento in cui io vi porto su YouTube una piccola parte della mia vita, è lecito dare delle spiegazioni a tanti di voi che mi hanno chiesto che fine hai fatto, dove sei finito. Non vi preoccupate, la situazione è sotto, è tutto sotto controllo, sono in una botte di ferro e pian piano tornerò su YouTube con i contenuti settimanali. Al momento
momento non ho nessuna video in programmazione, ma chi se ne frega, ricomincerò pian pianino a riorganizzare la mia vita, dando anche un piccolo spazio, ma dico piccolo, a YouTube, perché ultimamente ho messo sul fuoco troppe attività, troppe cose, perdendo di vista me stesso, che forse è la cosa più importante per andare avanti, per superare qualsiasi sfida, obiettivo, futuro. Da qui è tutto, da casa Zizi Faser vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo. E grazie veramente a tutti quelli che mi hanno scritto, che hanno dedicato 2 minuti del loro tempo. Ciao!